Andiamo, eccolo lì. Tu là sotto gli occhi? Oi oi. Dai, per via, eh. Guarda, veramente. Oh, figlio buono, tu là sotto gli occhi. Dammi preso in te. Figlio buono, se non fossi sicuro che tu sei lì che non ti droghi, direi che tu sei in botta, io no. La mattina tu ciondoli. Ti come piove. No, io in botta non sono. Caro ciccio. Ora a me tu mi puoi accusare di ogni cosa, ma mai lei... Vuoi sapere che ne penso? Ma è semplice, il discorso è semplice. Da una parte io ho avuto anche una grande fortuna di essere immune da qualsiasi tipo di droga. A me non mi fa effetto nemmeno la puntura del dentista, sicché figurati. Quando mi fece un'operazione alla fuoriuscita mi sono risvegliato a mezzo perché la bomba mi aveva andato. Vamo a vedere, finiva l'effetto. Questa è una fortuna, sì. Se è una fortuna, poi io sono completamente immune. Poi io penso che sia parecchio anche il modo di pensare, perché il mio carattere, non lo so. Io so solamente che negli anni 70, primi anni 70, avevo visto veramente il potere col culo gli faceva così, la paura, aveva paura, non sapeva dove andare a battere il capo, perché c'era la gente che voleva cambiare proprio, c'era una forza, una voglia di cambiare, una massa compatta, unita, che voleva cambiare le cose, capito? E il potere non sapeva dove andare a parare il capo, perché gli aveva il culo, gli faceva così dalla paura, Dopo 3 anni, quelli che volevano andare a fuoco ogni cosa, un po' gli erano in comunità a intrecciare con cestini di giunco, un po' gli erano morti d'overdose, un po' gli erano entrati in banca o in comune, insomma, male della favola. E poi secondo me la colpa non è di chi gli spara, anzi ti dirò di più, che io ebbi questa visione, la mafia la ci fa soldi perché compra e vende la droga, lo Stato ci fa soldi perché lo Stato e la mafia erano lì perché chiaramente non fa leggi in grado di impedire questa cosa, e la mafia fa il che la vuole, lo Stato piglia la sua parte di lesso, cioè c'ha il potere, e poi ci preti, giustamente preti, invece fanno la parte dei buoni, sempre fanno la parte dei buoni, fanno le comunità, ti prendono questa gente che prima voleva bruciare il mondo, poi dopo si è finita dalle pere, non so più andare a battere il capo, la vanno lì e gli fanno pregare tutti per venire, un fila gli fanno, io vedo che gli escono fuori dalla comunità, si sono bruciati proprio il cervello. Ecco che può successo. Non è che gli era bruciata la droga, questi sono partiti in partenza bruciati in cervello, capito? Perché io avevo 14 anni, si era in piazza di Colonnata e c'erano dei ragazzi che avevano qualche anno più di me. Noi si era lì a ragionare di politica, ai coso. C'era il liceo a quei tempi. E c'erano tutti questi. A un certo punto arriva uno mai visto né conosciuto, si mette a pallottare con 2 imbecilli dei miei amici di Ovono un po' più grandi, si mettono lì. Poi tira fuori le forbici, dà un pezzettino di cartone, gli dà 2 angolini, questi stupidi gliene pagano, solo piazzano in bocca, Dio buono. Uno lo rioperarono a Careggi, Dio buono, l'hanno ripreso per i capelli. E un altro di 1 settimana su e giù per Colonnata a toccare muri faceva, Dio buono, eppure ho di dossi sorte. Gli è passato 40 anni, gli è ancora lì, io vedo netto a voi io. E come si fa a drogarsi per fare il bisognoso? Dopo essere imbecilli. E sono imbecille io, ma non... A me non mi mai riuscito di capire che cazzo te ne fai della droga, Non c'ho nessuna pietà io proprio, per quelli che si vogliono rovinare. Rovinarvi, che cazzo ne fai? Ma che rovinano anche me, capito? Perché poi si fanno bei cervello, ti stupidi madonna cane o discorsi. Ma cagare vai, voglio cambiare il mondo. Hanno trovato una bella strada, vai e gli contano per metterlo un culo a vischeri. Che discorsi io voglio. Sono... Io penso che ognuno la vita se la fa per cazzi sua. Io rispetto tutti, se uno si drogare si droghi, ma che non chieda la mia età, perché a me proprio non mi frega un cazzo. Come quelli che vanno a fare, gli imbecilli vanno a fare i body jumping,
poi dopo gli si stacca la ossa, pum, si pianta in terra, dice Forino gli è morto, Forino gli è morto. Forino la sega, gli è un bischero e come tale gli è giusto che muoia. Ma mi dispiace, sai perché mi dispiace? Per gli operai che muoiono tutti i giorni a lavorare, gli tocca andare per forza invece a fare i bungee jumping o arrampicarsi su per ossa. Io no, no. Discorsi, sai? Il vetro me la dà. Dov'è la lima? Tu mi fai incazzare quando andare a ragionare di droga. Che mi ammazzere tutti, ma non hanno messo un culo che si gioca anche. Io ritengo che in culo me l'abbia messo il potere e anche questi che si sono fatti fregare, capito? Io ti do 50-50 di colpa. Discorsi, sai, droga, vado via la droga, cacci di culo, sai, droga. Ah, vai. Cazzo, sta lì che sta venendo benino. Tu mi sei un po' bruciato il legno, ma guarda che linea, eh?